quella di domenica potrebbe essere la partita giusta per la riscossa, per il riscatto del Pescara. Sì, un riscatto dal punto di vista del risultato, come diceva qualche tuo collega, perché per me il Pescara non è morto nel modo più assoluto, anzi ha dato segni di grande vitalità in queste partite, purtroppo non portando a casa quello che in molte occasioni ha meritato, perché se sabato all'Adriatico c'è una squadra che ha fatto tutto per vincere la partita, quella sicuramente non era chi l'ha vinta, ma il Pescara. Purtroppo in questo momento la palla va sul palo e va fuori, il calcio è anche questo e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, non abbatterci in questi momenti, non esaltarci in altri, ma essere sempre con la barra dritta guardando un obiettivo che noi abbiamo in mente e cercheremo di arrivarci veramente con il coltello tra i denti. A Crotone ci saranno ritorni importanti, rientri in difesa. A proposito di difesa, da oggi è ufficiale Diamutene, nuovo giocatore del Pescara. Sì, Diamutene si era aggregato a noi per allenarsi con noi, il mister ha ritenuto che è un giocatore che fisicamente sta abbastanza bene, è un giocatore d'esperienza, ci si è aggiunto anche il fatto che Coda purtroppo ha avuto quell'infortunio sabato e quindi abbiamo deciso di tesserarlo, è un giocatore che è già stato a Pescara, di grande esperienza, spero che ci possa dare una mano anche lui.